massaggio con Cetilar Crema aiuta a ridurre il dolore articolare. Traumi sportivi, contusioni, stiramenti e contratture? C'è il massaggio con Cetilar, una crema a rapida azione da Farmanutra. Benvenuti al nuovo appuntamento di Pisa TV alla scoperta del pianeta di Luca Mazzitelli, uno dei pezzi pregiati del mercato estivo della formazione di Luca D'Angelo. Ai canali ufficiali si racconta a viso aperto. Chili, tifosi del mitico Pisa Sporting Club, nel nostro studio, nel nostro salotto buono oggi, uno dei pezzi pregiati della campagna acquisti di quest'estate. Luca Mazzitelli, benvenuto Luca. Grazie. Ben ritrovato. Grazie. Della serie... È giovane, lo vedete, è fresco, lo vedete, ma gioca già da un casino di tempo. Da quanti anni? Tanti? Credo, nel 2014, ormai sono 6 anni. 6 anni di pro, già più di 100 partite tra i professionisti, qualche golletto fatto di quelli che pesano, uno storico, Genoa-Roma all'esordio, il primo gol tra i professionisti se non sbaglio, Genoa-Roma 1-0. No, io ho fatto l'esordio. All'esordio però. Sì. L'ambientamento da una piazza... particolare, piccolina, senza che nessuno si offenda, come Sassuolo, a una piazza un po' più viva di Pisa, come sta viaggiando? Bene? Bene, bene, sì. Diciamo che sono contento di essere qui, di giocare in una squadra così importante, così seguita. Mi dispiace solo il fatto che adesso non lo posso vedere domenica allo stadio, perché qua mi hanno parlato di una tifoseria incredibile la domenica e non ho ancora avuto la fortuna di poterla vivere, però sono sicuro che non mancherà tanto. Quindi... Differenze che ha notato fra Sassuolo e Pisa? Ma a livello di vita. Ma anche a Sassuolo, diciamo, quasi durante la vita di tutti i giorni quasi non ti senti giocatore, perché non vieni conosciuto, non ti lasciano molto tranquillo. Qui magari vai al bar, vai a fare un giro, qualche battutina te la fanno, non si vede che sono molto, molto interessati, molto valorosi, ed è bello. Allora, Luca Mazzitelli è un figlio del calcio moderno perché usa delle terminologie presentandosi che non sono consoni al mondo del calcio. Una cosa che è rimasta impressa di tutto quello che è stato detto di Luca Mazzitelli è che vuole sempre mettersi in gioco e che lavora tanto su se stesso. Sarebbe a dire? Sarebbe a dire che, diciamo, non mi accontento mai, voglio migliorare in tutti gli aspetti della mia persona, già dal punto di vista come calciatore, riguardandomi spesso, cercando di migliorare i miei punti deboli con persone che mi aiutano all'esterno, e anche dal punto di vista come persona, proprio come Luca e basta, quindi cercando di affrontare gli ostacoli sempre in maniera propositiva e imparando sempre qualcosa dagli errori, dalle cose che possono succedere tutti i giorni. In questa strada di miglioramento è più avanti il Mazzitelli giocatore o il Luca persona? Ma diciamo che vanno di pari passi, secondo me. Sì, perché quando Luca è giocatore fa un problema, anche Luca persona mi sente, quindi vanno di pari passi e la crescita sta andando nello stesso momento, diciamo. Qual è la cosa ancora da migliorare che lei vede quando si rivede? Ma... quello che le dà più noia vedere, dice, ma porca miseria, potevo farlo meglio. A livello di persona, giocatore. Ma aspetti tecnici, diciamo, ce ne sono alcuni su cui sto lavorando, come può essere magari il fatto di essere... concentrare tutta la partita, diciamo, presente tutta la partita durante i 90 minuti, essere appunto di riferimento per la squadra e di sicuramente una cosa su cui devo lavorare è la velocità nei primi passi, questo secondo me è il mio punto di miglioramento importante, posso fare. Lei qualche anno fa in un'intervista disse: io fra 5 anni gioco la Champions. Ne sono passati 2, ne restano 3, faccio 2 conti così a spanne. Quest'anno lo mettiamo come anno così, l'anno prossimo deve essere quello per avvicinarsi e andare in Serie A, fra 3 anni c'è la Champions. Il Pisa ha un progetto triennale, potrebbe essere addirittura questo, ora sto scherzando e sto esagerando, sarebbe bellissimo per tutti. Continua a mantenere i 5 anni per giocare in Champions? Sì, io da 5 anni adesso è una data un po' relativa, diciamo che io ho fatto un video e
sul fatto di quando la Serie A reggeva in Serie A, e lì ci avevo preso, ci avevo salvato. Con questo diciamo che un po' sta andando un po' più per le lunghe, però capita perché non sempre quello dei programmi poi si realizza nei tempi giusti, perché sennò sarebbe troppo facile. Ci sono stati ovviamente degli incidenti durante il mio percorso, perché sennò non sarei dovuto scendere di categoria, però li ho metabolizzati, li ho analizzati, diciamo, e quindi io sono ancora, credo soprattutto in me stesso, credo molto in me stesso e in quello che faccio tutti i giorni, quindi l'obiettivo c'è sempre, che è un sogno, un obiettivo, non lo so, però lavorerò tutti i giorni per far sì che si realizzerà questo sogno. E lo scendere di categoria rientra in quel concetto di rimettersi sempre in gioco e chiedere sempre di più da se stesso di prima, sì? Eh sì, perché non è facile sicuramente doverlo accettare, perché quando ho fatto quell'intervista appunto tre anni fa non avrei mai pensato di doverlo fare, perché uno è sempre ambizioso. Quindi ti si rovinano a volte i piani nella vita, ma in tutte le persone penso. Quindi poi sta a ognuno essere bravo a lavorarci e a non fissare l'obiettivo troppo lontano, ma a lavorare giorno per giorno, perché poi ogni pezzettino di quel giorno ti può portare a grandi risultati. Per chi non lo sapesse, il babbo di Luca è un valentissimo, affermatissimo, notissimo giornalista sportivo, responsabile dello sport di Repubblica. Lei ha detto che spesso e volentieri vi parlate, vi confrontate. Il Mazzitelli giocatore, secondo lei, è servito al Mazzitelli giornalista per cambiare in qualche modo il modo di fare giornalismo nei confronti del calcio? Faccio un esempio sciocco. Le pagelle i giornalisti le danno ai giocatori con dei concetti che i giocatori non condividono e non capiscono. Capita spesso e volentieri un giocatore vada in spogliatoio, il mister gli fa i complimenti, poi vede la pagella 4. Siete stati utili l'uno all'altro da questo punto di vista, secondo lei o no? Secondo me sì, perché lui appunto è sempre stato giornalista sportivo, ha sempre seguito il calcio e con me veramente ha potuto entrare ancora di più dentro il mondo proprio dei giocatori, dello spogliatoio, quindi ha capito magari che a volte il giornalista va dalla partita in un modo, ma le richieste dell'allenatore possono essere altre, quindi un giocatore fa quello che gli chiede l'allenatore e per l'allenatore quello non va bene, è una prestazione buona, mentre magari chi sta fuori non sapendo i compiti di quel giocatore viene valutato in maniera differente. E lei, Mazzitelli giocatore, ha capito qualche cosa del mondo del Mazzitelli giornalista o no? O ci considerate voi giocatori, a noi che facciamo questo mestiere, comunque delle rotture di scatole per forza di cose? No, c'è grande rispetto, perché senza di voi appunto ci sarebbe molto meno. È il primo giocatore che lo dice, che riconosce un pochino l'importanza della stampa per il loro mestiere. Meno male, bravo. Sì, c'è il massimo rispetto, perché appunto aiuta molto a far arrivare questo sport nelle case di tutti gli appassionati, quindi ognuno fa il suo lavoro e a volte le critiche le prendono i giocatori, a volte le prendono i giornalisti, ma ognuno fa il suo lavoro, diciamo. Il centrocampo delle meraviglie lo avevano chiamato a Sassuolo, Mazzitelli, Magnanelli, Missiroli. Le torna questa, le tre M della meraviglia? Sì, sono stati due compagni di squadra molto importanti, ho avuto il piacere di giocarci, loro hanno fatto la storia del Sassuolo. Magnanelli soprattutto, che l'ha seguito dalla C alla A. Sì, hanno fatto un percorso bellissimo, io ora sono lì a cercare di imparare da loro. Quando li rivedo sono sempre contentissimo. E poi c'erano altri compagni bravi che diciamo hanno fatto grande carriera adesso solo. Lei ha tre allenatori di riferimento per motivi vari. Garcia perché l'ha fatto esordire, Boscaglia perché l'ha fatta esplodere e per lei Stramaccioni che ha definito essere un allenatore particolare. D'Angelo, rispetto a questi tre, dove lo metta? Chi lo apparenta di più? A Garcia, a Boscaglia o a Stramaccioni? Poi una curiosità su Stramaccioni me la leva dopo. Okay. Secondo me si assomiglia più a Garcia, potrei fare questo. Gran complimentone, eh? Sì. È un gran complimentone. Perché? Perché diciamo è un mister che sa quello che vuole, ci prepara bene per andare in campo durante le partite, è molto razionale secondo me anche in questo momento che
diciamo, risultati magari non stanno avvenendo, però non sta facendo drammi, ma ci sta comunque facendo continuare a fare le stesse cose, a lavorare, perché comunque se lui pensa che quella è la strada giusta, è giusto che sia così, anche perché le prestazioni penso che abbiamo dimostrato, che abbiamo fatto vedere che abbiamo fatto bene in parecchie partite, e sicuramente c'è qualcosa da migliorare, però in questi momenti secondo me è importante dare continuità al lavoro senza stravolgere il mister, ed è quello che sta facendo il mister, quindi sono contento, diciamo, di essere allenato a lui. Non so se sia vero oppure no, ma l'aneddotica dice che lei avrebbe riferito, parlando di Stramaccioni, è un dio. È vero? Ha mai detto che Stramaccioni è un dio? E perché? Cioè, perché se l'aveva detto, volevo sapere perché, al di là che è romano come lei e probabilmente tifoso romanista. Però No, ero penso curioso. Ecco, allora, è una storia che gira su internet, ma che non ha ragione di esistere. Entriamo un pochino di più nel Mazzitelli uomo. Le letture sono le letture del tipico calciatore, nel senso che sono tutte, quasi tutte a sfondo sportivo o no? ascolto sportivo, sì, sicuramente ho letto So che Aga, la il figura libro di di Agassi le è Agassi, partito in modo, sì, le è partito in dico modo che particolare. ho letto un po' di libri sportivi sicuramente, ma ne ho letti anche molti dal punto di vista appunto su quello che parlavamo prima, sul miglioramento della persona, su come affrontare situazioni, sul punto di vista mentale, diciamo. Ecco. Lei ha ricevuto il regalo L'Alchimista. Ci racconta da chi, perché e quando? Sì, è stato, diciamo, il libro che ci ha regalato Montella quando ci allenava giù Messi Nazionali, Perché? perché ci ha fatto questo regalo a Natale, e ha scritto ognuno di noi una dedica, dicendo che quello era stato il suo primo libro che l'aveva fatto appassionare alla lettura, e sperava che questo potesse succedere anche con noi. E, diciamo, è stato un Lei l'ha libro, io letto? l'ho letto. Allora adesso poi a fine intervista mi metto in un angolo, me lo spiega perché io l'ho letto e non ci ho capito nulla, così perlomeno trovo qualcuno che mi spiega come funziona l'alchimista di Coelho. Bene, ho risolto un problema anche per me oggi. Molto bene. De Rossi, Strootman, Gerrard, mi pare che siano i tre paradigmi a cui lei si ispira come gioco. Che cosa di ognuno di questi Mazzitelli ha? Che cosa ha di De Rossi, che cosa ha di Strootman, che cosa ha di Gerrard? Invece di fare il contrario, facciamo, vediamo, di De Rossi cos'ha, Luca? De Rossi, penso di avere l'inserimento che aveva il primo De Rossi, quando andava per tutto il campo, diciamo. E poi dopo, con l'età, magari ha cambiato più ruolo, si è messo più tanto in difesa, però il primo De Rossi penso di avere quello lì, che poi è quello anche di Gerrard, così ne facciamo Due in due. uno solo se, e ha risolto un problema di risposta. È di Strootman, E sono di curioso. La fisicità forse, Strootman, perché un po' anche come fisico ci sì, sta. questa è la fisicità, e io appunto mi allenavo lì quando lui penso ha fatto l'anno più bello della sua carriera, quindi era di quello strepitoso, spero di riuscire a avere la qualità che aveva lui, di riuscire a pulire tutti i palloni, far giocare bene i compagni. L'ultima domanda, perché Luca Mazzitelli oggi l'abbiamo veramente torchiato in tutto e per tutto e non vogliamo approfittare della sua gentilezza, della sua educazione. Avete visto che a differenza di molti altri è sempre bravo anche con i congiuntivi, e cosa che non è assolutamente facile. Allora, Mazzitelli, è più una vita da mediano o è più un calciatore che si riconosce dall'altruismo, dalla fantasia di De Gregori? Come si vede Mazzitelli? Penso sia una via di mezzo, perché una vita mediana rappresenta magari il lavoro che devi lavorare tanto tutti i giorni per migliorare, perché anche i grandi campioni se non lavorano non restano a quei livelli. Però ci vuole sempre quel pizzico di fantasia, di divertimento, di quando sei bambino. Quello secondo me non te lo devi mai scordare, perché alla fine li vedi i campioni, ma pure noi, cioè quando vedi un giocatore che si diverte in campo gli viene tutto, e uno non deve perdere quella spensieratezza, quel divertimento, perché il calcio è soprattutto quello. Luca Mazzitelli, grande lavoro in campo, grande lavoro su se stesso, grande lavoro di testa, mi raccomando, bisogna ora incominciare a macinare anche qualche punticino un po' di più, Luca. Diciamo che al momento noi tutte le partite siamo entrati in campo per vincere, ancora non siamo riusciti, ma speriamo che arriverà presto. Io spero di risentire fra 3 anni,
Luca Mazzitelli in giro che dice: avevo detto che avrei giocato la Champions, ci sono arrivato. In bocca al lupo. Grazie. Dal pianeta Mazzitelli scendiamo al pianeta Serie B, inteso proprio come campionato, come momento di questa cadetteria che è tanto magmatico, perché sono tante le partite che mancano per una serie infinita di motivi, ed è ancora a maggior ragione necessario fare il quadro generale. E chi lo fa Riccardo Silvestri. Impossibile annoiarsi con il campionato di Serie B. Risultati a sorpresa, calendario stravolto dalle problematiche legate all'emergenza Covid e protagonisti ogni settimana differenti nella cadetteria stagione 2020-2021. Al momento in vetta troviamo la Salernitana, anche grazie alla vittoria a tavolino ottenuta contro una Reggiana messa letteralmente KO dai casi di positività, e insieme a lei Empoli, Chievo e Frosinone. Tutte appaiate in vetta, con gli azzurri di Mister Dionisi però che dopo la prova sontuosa offerta contro il Pisa si sono persi nella nebbia, è proprio il caso di dirlo, di Venezia, vedendosi così raggiunti da un sorprendente Chievo e dal Frosinone di Nesta, che dopo un avvio balbettante sembra aver trovato il ritmo giusto. Di certo è ancora inutile parlare di gerarchie ben definite, dal momento che, squadre di testa a parte, tutte le altre protagoniste viaggiano veramente distanti un muso l'una dall'altra. Curioso senza dubbio il dato del Pisa, che fa registrare il miglior attacco ma anche la peggior difesa. I nerazzurri sono ancora a secco di vittorie, così come Pescara, Cremonese, Vicenza, Virtus Entella e Cosenza. Per dare un'idea del grande equilibrio basti pensare che sono appena 3 i punti che separano l'ultimo posto utile per i playoff da quello riservato invece alla quintultima classificata, condannata invece ai playout. Insomma, lo scenario del campionato è ancora tutto da scrivere. Godiamoci lo spettacolo, sperando che il nerazzurro torni presto protagonista a tutti i livelli. Noi per parlarvi di Pisa-Ascoli di sabato, del prossimo avversario del Pisa, andiamo un pochino indietro con la memoria, riproponendovi le immagini di quel Pisa-Ascoli dell'era Gattuso, anche in quel caso a porte chiuse all'Arena Garibaldi, perché l'allora proprietà Pertroni non aveva ottenuto l'agibilità dell'arena. Fu una partita estremamente tesa, giocata con l'anima, con il cuore, con i denti, come era nella caratteristica del Pisa di Gattuso e come è comunque anche nella caratteristica del Pisa di D'Angelo. Ma Pisa-Ascoli automaticamente fa scattare il libro della memoria, fa scattare il libro della memoria dal punto di vista dei presidenti. Pisa e Ascoli sono due delle società più longeve nella storia del calcio italiano e sono contraddistinte dall'era Rozzi da una parte, con i suoi mitici calzini rossi, Anconetani dall'altra. Oltretutto di Romeo Anconetani in questi giorni ricorre il 21esimo anniversario della scomparsa, il rito del sale, entrambi dotati di tantissimo naso per cercare giocatori che poi avrebbero fatto la storia del calcio italiano. Inutile ricordare i pisani, da Dunga a Simeone a Kift Berggren, ma anche ricordare Oliver Bierhoff, scoperto a Ascoli e poi lanciato nel mondo del calcio, tanto da vincere poi lo scudetto con il Milan e i titoli con la nazionale tedesca. Ma Pisa-Ascoli è anche storia di tanti ex, di due grandi ex in modo particolare, due punte, Lorenzo Scarafoni, Peppiniello Incociati, che giocarono in tutte e due le parti, anzi Incociati addirittura regalò all'Ascoli con una doppietta eliminando l'Ancona una finale a Wembley poi persa del torneo anglo-italiano. Ma la storia di Pisa-Ascoli si interseca anche in modo subliminale, perché l'anno scorso, ad esempio ad Ascoli, Provedel, ex portiere del Pisa che giocava per la Juve Stabia, segnò il gol del 2-2. Come vedete, quindi Pisa-Ascoli si presta a tantissime letture e noi, come nostra brava abitudine, non vogliamo mai entrare nel tecnico, non vogliamo mai entrare nello specifico della partita, perché spetta ad altri, spetta soprattutto ai giocatori, spetta a quegli stessi giocatori che alla fine della partita dell'era Gattuso, vinta con l'Ascoli, fecero questo e speriamo di rivederlo fare tante altre volte.